Buongiorno ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo ad analizzare la verifica che la maestra Celentano ha proposto ai nuovi allievi di Amici. Quindi, come vi dicevo, facciamo una verifica che serve più che altro a me per capire con chi ho a che fare, perché io fino adesso vi ho visto solo nei vostri stili. Questa verifica per me è molto interessante, innanzitutto per capire le basi dei nuovi allievi della scuola. E per capire anche chi può essere appunto più versatile rispetto ad un altro. E anche perché così riusciamo a tracciare un po' una linea di partenza da cui cominceremo poi ad analizzare tutte le varie performance che vedremo di ogni singolo allievo. Siamo con l'adagio al centro? Sì. Due gruppi. Due avanti e due negli spazi. Io spero molto che fossero caldi, perché partire con un adagio al centro è abbastanza traumatizzante se non si è riscaldati prima. Ad ogni modo, iniziamo. Croisé, Maddalena, croisé. Croisé. Partiamo da Maddalena. Per ogni ballerino vi dirò un pochino lo stile con cui si è presentato, nel caso di Maddalena, un modern heels, tra virgolette, e soprattutto vi dirò qual è la base che dovrebbero avere rispetto allo stile che loro hanno e che loro portano. Nel caso di Maddalena la base deve essere medio forte. Perché? Perché porta il modern o comunque qualcosa che si avvicina molto, e noi sappiamo che il modern deriva dalla danza classica e quindi abbiamo bisogno di basi abbastanza forti, quindi medio forti. Partiamo dall'adagio e partiamo dalla postura di Maddalena. Pronti? Maddalena ha una postura scorretta di partenza. Perché? Perché abbiamo il sedere che è in fuori, la cassa toracica aperta, ok? Quindi molto gonfia di aria, quando invece andrebbe sgonfiata, e soprattutto questo denota il fatto che non sta utilizzando e attivando gli addominali. Le spalle risultano altissime, molto molto alte, di conseguenza vanno ad alzare anche le braccia, che dovrebbero arrivare indicativamente a metà della coscia, quindi le mani dovrebbero arrivare nel bra indicativamente a metà della sua coscia, mentre invece sono molto più raccolte, molto più piegate, e questo deriva anche proprio dal problema di spalle che ha lei. Croisé, Maddalena, croisé. Croisé. Capiamo indicativamente che non conosce le direzioni nella danza, quindi ad esempio il croisé, perché lei si è messa quasi en face. Pronti? Partiamo col sottolineare che il grand plié alla seconde non è uno squat, quindi io non devo immaginare di sedermi su una sedia quando scendo e quindi portare il sedere indietro, ma il sedere si deve nascondere praticamente, nel senso che deve essere tutto piatto. Se noi dovessimo guardare un grand plié alla seconde di lato, dovremmo avere una figura tutta piatta, ok? Non dovremmo avere il sedere in fuori o il busto in avanti o altri tipi di scompensi e asimmetrie. Questo ci può indicare due fattori: o la sua scarsità di andeor, perché magari non riuscendo a ruotare bene le gambe dall'anca risulta un po' chiusa e quindi il sedere automaticamente va indietro, oppure non ha le competenze, le capacità per capire e per eseguire bene in modo corretto il grand plié alla seconda. Per quanto riguarda l'arabesque, non abbiamo una linea del piede, ok? Non è una linea che porta le dita verso l'alto, ma è abbastanza parallela, quindi è scorretta, e la promenade non viene guidata dal tallone della gamba di terra. Quando noi eseguiamo una promenade, la prima cosa che si deve muovere è il tallone della gamba di terra, che poi va a guidare tutto il resto del corpo. Se invece, come nel suo caso, il tallone rimane indietro, risultiamo andedan e non riusciamo a eseguire bene la promenade. Promenade è una passeggiata, ok? Se dovessimo tradurre il termine promenade. E questa passeggiata deve essere fluida e deve essere con tutte le caratteristiche, quindi l'andeor, la flessibilità, la coordinazione del movimento, il piazzamento, eccetera eccetera. Nel renversé non abbiamo dinamica, la dinamica del passo, non abbiamo la coordinazione delle braccia, e punta il piede, cioè appoggia il piede della gamba di terra, che dovrebbe essere andeor e dovrebbe essere in plié per accompagnare il passo,
in posizione en détente. Continuo sempre con Maddalena, ma nell'esercizio del tendu. Testa fuori. Non di tutti i ballerini ho analizzato tutti gli esercizi, perché in alcuni esercizi alcuni ballerini non sono stati ripresi molto, però vi dico quello che sono riuscita a capire, in modo tale poi da trarre una piccola conclusione per ogni ballerino. Abbiamo sempre questo grosso problema delle spalle. Le spalle sono veramente troppo alte e le braccia sono messe in una posizione scorretta. Al di là del fatto che lei ovviamente debba avere una base medio forte per riuscire a fare gli stili che lei fa, il discorso delle spalle sarebbe un problema anche se lei facesse hip hop, ok? Sempre comunque di danza stiamo parlando e sempre comunque di portamento, di una certa apertura, ok? Di simmetrie del corpo che devono esserci sempre, sono imprescindibili. Non abbiamo una bella quinta posizione quando va a fare questi tendu e non c'è neanche il passaggio dal metatarso. I piedi vengono utilizzati sempre nella danza, ok? Che siano utilizzati con i tacchi, con le punte, a piedi nudi. I piedi ci sostengono, sono la nostra base d'appoggio, devono essere forti, devono essere ben lavorati per qualsiasi stile di danza, ad eccetto dell'hip hop, in cui magari utilizziamo una scarpa da ginnastica, però un minimo di linea e un minimo di forza nel piede ci vuole. Spalle giù Maddalena, spalle giù. Nei tendu à la seconde risulta un po' en dedans, per cui abbiamo capito che sicuramente il suo en dehors non è dei migliori, perché l'abbiamo visto nel grand plié, lo rivediamo qui nel tendu. Il giro singolo che deve fare partendo dalla quinta non è male, però il saltello non è il massimo, visto che si tratta di soltanto un giro, ok? E c'è anche nella danza moderna, i giri ci sono sempre dappertutto, per cui la coordinazione è sempre la stessa e un giro deve iniziare in modo pulito e finire in modo pulito. Però guardando la sua diagonale di giri capiamo che ha un giro molto naturale, per cui se lei lavorasse bene su come impostare bene il corpo, come essere anche bella, no? Come fare un giro fatto bene, c'ha già il giro naturale, ok? Rispetto magari ad altre persone che fanno proprio fatica, quindi devo lavorare molto di più, lei il giro ce l'ha molto naturale. Che cosa andiamo a dedurre da questa verifica rispetto a Maddalena, che tra l'altro studia danza, ha studiato danza per molti anni, si dice fin da piccola, 8 anni, quindi in totale più o meno di danza, le sue basi dovrebbero essere molto molto più forti. In questo caso lei dovrebbe avere una base medio forte, in realtà la base che ha lei è proprio una base. Passiamo ora a Rita. Rita deve avere una base forte perché lei ha scelto il modern e il contemporary, che derivano direttamente dalla danza classica, e quindi la sua base deve essere forte. Croisé, Maddalena, croisé. Croisé. La sua postura è corretta, va molto bene. Nel grand plié, se Maddalena andava indietro con il sedere, invece Rita porta avanti il busto e le spalle. Non è corretto perché, come insegno ai bambini di 8 anni, quando iniziamo a fare un po' il plié, a spiegare le prime nozioni un pochino più tecniche, quando noi andiamo a fare un plié dobbiamo immaginarci come se fossimo un ascensore. Un ascensore che trasporta le persone. Le persone si trovano nei nostri occhi. Se noi scendiamo e modifichiamo la traiettoria, quindi portiamo la nostra testa davanti, il busto davanti o a lato, insomma, facciamo delle cose strane che non sono concepite nel plié, i nostri omini cadranno dall'ascensore. Quindi l'idea è quella proprio di essere dritti. Idealmente dal grand plié, quando devo fare questo battement alla seconde, devo arrivarci subito, non devo tentennare e soprattutto deve essere tutto bello teso e bello en dehors. Nel suo caso c'è un po' di tentennamento, che ci può stare perché comunque non è semplicissimo arrivare e tenere la posizione, però c'è questa gamba alla seconda che è piegata. La gamba alla seconda piegata non va bene. Dentro il sedere. Il renversé
ha una buona coordinazione ed è eseguito bene e lei ha anche un bellissimo utilizzo delle sue braccia. Testa fuori. Sempre continuando con Rita nel Batman Tendu, riconfermiamo la sua postura corretta, un bel impostazione e utilizzo delle braccia. Però abbiamo un pochino il ginocchio piegato nel Batman Tendu, dovremmo uscire e rientrare tesi, non si dovrebbe piegare il ginocchio. E fa una cosa un po' strana con il piede davanti, perché dovrebbe arrivare, estendere preciso il piede e tornare. Invece lei arriva, stende troppo e appoggia il peso sulle sue dita, piegando il piede in una posizione scorretta, ok? Lo fa, va, porta il peso, si appoggia storta e torna. Va, porta il peso sulle dita, si appoggia storta e torna. Non bisogna fare questo, perché comunque nel tendu le dita sono leggermente appoggiate al pavimento, ma non c'è mai il peso. Soprattutto non c'è nel tendu neanche dietro, ok? Perché spesso ci andiamo a sedere e poi torniamo. Anche questo è scorretto. Per quanto riguarda i salti, Rita ha un bellissimo ballon. Vedete quanto si trattiene in alto, ok? L'idea del salto è che lei sia sempre in alto, che tocchi il pavimento per una leggera spinta e che poi sia sempre su. E quindi è eseguito molto molto bene. Devo dire che Rita, abbiamo detto che deve avere una base forte per gli stili che porta. Da quanto abbiamo visto in questa verifica, ha una base media. Megan si presenta dicendo che vuole fare tanti tanti stili diversi. Io ho individuato più o meno il modern e l'hip hop e tutto quello che ci può stare in mezzo. Quindi possiamo dire che deve avere una base media. Lei studia danza da soltanto 2 anni. Possiamo constatare che parte da una postura scorretta, soprattutto dal punto di vista delle spalle. Ora, quello che la Celentano dice, queste basi di cui ci parla, vi ho spiegato bene che dipendono e variano da ogni stile di danza. Al di là dell'hip hop, tutti gli altri stili abbiamo bisogno di una base, che sia una base, che sia media, che sia forte, che sia fortissima, dipende ovviamente dal singolo ballerino. Anche per l'hip hop e per tutti gli stili di danza, e non solo, perché moltissime discipline adesso richiedono di avere basi di danza classica, come ad esempio la ginnastica ritmica. Io stessa sono andata in questo periodo e andrò ancora a fare diversi stage a delle ginnaste, perché hanno necessità di un'impostazione classica. Per me è un'esperienza bellissima, perché posso venire a contatto con un mondo diverso e integrare tantissimo la mia conoscenza personale, ma anche quello che porto qui sul canale. Cosa si intende per questa base classica? Si intende postura, si intende coordinazione, si intende musicalità e si intende piazzamento. E questo serve sempre. Non venitemi a dire che un ballerino di pop non deve essere coordinato, non deve essere musicale, non deve essere piazzato. Insomma, sono tutte caratteristiche che servono a qualsiasi ballerino. Per cui questo problema delle spalle che ha Megan e che ha anche Maddalena è un problema, ed è un problema in qualsiasi stile. Si può lavorare moltissimo, perché deriva anche da una sorta di tensione che ha il ballerino, ok? Sempre tutto legato al nostro centro, agli addominali, al diaframma e alla respirazione, perché se io non respiro, sono teso, sono in apnea, succede questo. Ok? Quindi devo imparare a controllare il respiro e tutto il second. Il Batman alla second non è denominabile come Batman alla second, nel senso che la gamba di terra è Andedan, la gamba che dovrebbe essere Andeore sostenuta è Andedan, e quindi poi nella promenade, nel fouetté, nell'arabesque, siamo già in una posizione scorretta di partenza. Non avremo mai il fouetté se non partiamo da una posizione andeore. E anche l'arabesque non va bene. La linea del piede è brutta, la gamba è storta e nella promenade anche non ci siamo, perché ancora, come vi dicevo prima, non è il tallone a guidare questa promenade, ma risulta tutto andedan. Le spalle sono molto alte, la posizione delle braccia è scorretta. Quindi non c'è proprio coordinazione. Per quanto riguarda i giri, non gira male. Bara un po' nella partenza, nel senso che invece che partire con le gambe in andeor, fa il trucchetto del giro il piede in andedan e poi
parto a girare, che è qualcosa che di solito fanno le ballerine quando iniziano a girare in punta, ok? Dà un po' più di sicurezza, ma in realtà non ci permette di eseguire il giro correttamente. In questo caso vi ho dato varie gradazioni di cos'è una base. La base base è avere un buon andeor, perché la rotazione, ragazzi, è fondamentale. Un po' di flessibilità, che io possa arrivare almeno a un 60 gradi, ok, non dico 90, ma 60 gradi di altezza con le gambe, che abbia delle linee corrette, non gambe a sciabola, non super collo del piede, però una linea corretta, cioè che nell'arabesque non ho il piede che mi casca, ok, in giù, ma segue abbastanza la linea. Non è super arcuato, super fantastico, però quantomeno è corretto. E poi che si abbia un bel centro forte, ok, che sia un centro forte con un bel piazzamento di postura. Questa è la base base ed è una base base che dovrebbero avere un po' tutti i ballerini. Poi nella base media saliamo di livello, forte, fortissima, ancora di più. Per cui quindi voi calcolate da questa base, aggiungete delle difficoltà maggiori e le distribuite per tutti i ballerini di cui vi ho parlato. Però. Lo stomaco, Ramon? Ramon, ballerino classico, la sua base deve essere ovviamente fortissima. Lui questa verifica la esegue molto molto bene, è molto dotato, è ben piazzato e ha anche una grande padronanza tecnica, per cui non c'è molto da dire. Arriviamo a Mattia. Mattia che fa uno stile di latino americano. In questo caso la sua base dovrebbe essere base e media. Media perché sempre di più il latino americano sta integrando la danza, ok? La danza classica, perché come vi dicevo prima ci dà il portamento, ci dà il piazzamento, ci dà delle belle linee, un minimo di andeor e di flessibilità. Pronti? Lui ha una buona impostazione della postura. Purtroppo usa scorrettamente le braccia, nel senso che le fa passare da sotto, ok? Quindi proprio non è un corretto utilizzo, ma si può lavorare tranquillamente. Il suo andeor è ok, deve lavorare però molto sui piedi perché non sono molto belli e soprattutto deve lavorare sulla musicalità. E la musicalità, ragazzi miei, è universale, che sia una canzone di pop, che sia una sinfonia di danza classica, che sia un pezzo pop o modern, io devo saper contare la musica. E lui in questo caso di musicalità non l'ha azzeccata molto. Veniamo a Samu. Samu, un ballerino hip hop, quindi per quanto riguarda l'hip hop non è necessaria una base, ok? Semplicemente è necessario un portamento della coordinazione della musicalità. Poi, sicuramente, come dice la maestra Celentano, è vero, anche l'hip hop sta diventando contaminato, per cui se si ha una base classica è ancora meglio, ok? Per determinati tipi di pop e determinati coreografi. Dal grand plié notiamo che è leggermente chiuso di anche, ma ruota nella parte sotto, che non è il massimo perché nella danza si ruota dall'anca e tutto il resto viene di conseguenza, non si ruota mai dai piedi, ok? Però, insomma, ci prova, ok? Ci prova. L'arabesque va bene, abbiamo un 60 gradi di altezza, ma quantomeno è ruotato. Il piede ha una bella linea, ok? Anche le braccia sono posizionate bene, per cui questa è la tipica base di cui vi parlavo prima, proprio la base standard. Un minimo di flessibilità, un minimo di andeor, un minimo di linee. Il portamento non è male, ok? Per essere un ballerino hip hop ha comunque una bella apertura del petto e un buon portamento. Nei Batman Tandu manca un pochino di andeor, ok? Nei nostri Batman Tandu, ma come abbiamo detto prima, ha un po' di chiusura di anche. E manca anche lo scatto della testa nelle pirou. Non avere neanche una base, è vero che lui studia da 5 anni danza classica, però ha detto la studia un po' saltuariamente e poi probabilmente non è il suo focus. Devo dire che sono rimasta comunque sorpresa. Già
Gianmarco, anche lui ballerino hip hop, è vero che non ha bisogno di base, però sicuramente, come detto prima, portamento, musicalità e coordinazione sono fondamentali. In realtà qua proprio non ci siamo, ma proprio per niente. Il portamento non c'è, soprattutto non c'è assolutamente la minima coordinazione e neanche la musicalità. Non so se lui abbia mai studiato danza classica, non credo, perché proprio non ci siamo, però visto che non deve avere chissà quale base, ma deve essere un minimo musicale coordinato, un po' di lezioni io le farei, perché è un po' complicato, partendo da questo background, riuscire a diventare un professionista e fare qualcosa di serio. Testa fuori. Ludovica, anche lei è una ballerina di hip hop, ha fatto danza classica quando era piccola e si vede, perché comunque ha un buon portamento, purtroppo è underdone, perché comunque non è ruotata dall'anca, per cui anche se ci prova a lavorare ovviamente non è super underdone, e questa scarsità dell'underdone non la porta a riuscire a girare correttamente, perché avendo un po' la gamba di terra underdone è come se avesse il freno a mano, ok, durante il giro. Però per essere una ballerina di pop, diciamo che non è male. Samuel è una scoperta. Studia danza da un anno, anche lui è un ballerino hip hop, quindi non ha necessità di base, ma potrebbe fare tanto, perché Samuel è molto dotato. È molto dotato, ma ovviamente non sa quello che sta facendo e non ha il minimo controllo sul suo corpo. Però se studiasse sarebbe veramente incredibile quello che potrebbe fare, davvero. Per cui secondo me, se studiasse, avrebbe anche maggior spettro di discipline e possibilità nella sua carriera. Per esempio, vi faccio l'esempio del coupé jeté, che è un passo molto difficile dal punto di vista di coordinazione. Vedete, già Marco non l'ha mai fatto, disastro, ok? Anche lui non l'ha mai fatto, eppure naturalmente lui lo esegue, la dinamica c'è, ovviamente manca tutto il resto, ok? Mancano tante cose, però c'è, gli viene naturale, e quindi questo ci denota che è dotato naturalmente. No, ragazzi, se volete fare i ballerini, io ve lo dico, per il futuro dovete studiare classico. Non ce n'è.